Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio, un video un po' diverso dal solito. Vi spiegherò subito, prima di tutto mi metto comodo a sedere su quella sedia. Aspettate un attimo. Dunque ragazzi, come detto sarà un video un po' diverso dal solito. Più che parlare, suonerò questo strumento, vi farò vedere una delle mie passioni più grandi, ovvero la musica. Io sono un percussionista, suono nello specifico gli strumenti a percussione, come questo qui. Questo, diciamo, è uno strumento elettronico. Dentro ci sono tantissimi suoni, inclusi la marimba, il vibrafono, lo xilofono, gli strumenti di cui io sono specializzato, ovvero marimba, jazz, vibrafono, jazz, eccetera, eccetera. A me piace più, non lo so, sono gusti miei, mi piace più suonare il genere jazz. Allora, la marimba, in questo caso, ho selezionato il suono della marimba. La marimba è uno strumento simile allo xilofono, ma con suoni più cupi, più bassi. Diciamo che la marimba suonata da sola, questa è una mia opinione, è più piacevole di uno xilofono. È sempre, allora, i tasti della marimba sono fatti di legno. Tutti questi strumenti, la marimba, il vibrafono, lo xilofono, fanno parte della famiglia degli strumenti a percussione e nello specifico degli strumenti a percussione a tastiera, ovvero che producono note. Vedete che la disposizione dei tasti è fatta tipo un pianoforte. Qui abbiamo, soltanto che in questo caso sono tutti neri, qui abbiamo i tasti neri, dunque i diesis e i bemolle, e qui abbiamo i tasti bianchi, ok? Si può suonare sia con due bacchette che con quattro bacchette, vedete? Scusate, sono un po', mi devo un po' abbassare per farmi vedere nella camera. Bene, invece di parlare, vi suonerò una piccola improvvisazione su questo strumento che, diciamo, è uno strumento elettronico, ma è suonato come una marimba o un vibrafono, la stessa tecnica. Inizierò per voi a suonare una piccola improvvisazione. Buon ascolto!
ragazzi, per questo video è tutto. Spero che questa piccola improvvisazione vi sia piaciuta. Da il Buzzo, suonatore di xilofono, marimba, vibrafono, insomma tutti questi strumenti a tastiera che sono simili ad un pianoforte, che si suonano o con quattro bacchette o con due bacchette, è tutto. Date al video un like, altrimenti dategli un pollice all'ingiù, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!